Stadio Olimpico di Roma, secondo posticipo della 13ª giornata di Serie A, Roma-Inter, amici di Teleradio Stereo. Buonasera e bentrovati da Gabriele Ziantoni e Max Tonetto. Riparte la Roma con Pjanic, davanti scatta Totti ma è in fuorigioco, parte anche Gervinho, pallone per lui, imboccata strepitosa di Pjanic, posizione regolare, Gervinho nel rigore, palla dietro per Totti che non ci arriva di un niente, ora Ljajic al limite, ancora il serbo che fa la conclusione con i pugni, prova a deviarla Handanovic, poi in due tempi la fa sua al 18:43. Rajan Ingolan, la cerca di centrocampo a metà campo dell'Inter, cambia tutto, a cercare Francesco Totti, il controllo con l'esterno è una poesia, attenzione al capitano, ancora il numero 10, imbucata per Maicon, le finte sudo ancora Ljajic, tre di rigore, Ljajic, cross al centro, rete, 1-0 per noi, ha segnato Gervinho al 21esimo di questo primo tempo. Secondo corner di questa partita per l'Inter, chiama uno schema Kuzmanovic che va con l'interno destro, palla che spiove al centro e colpo di testa e il pareggio dell'Inter. Ranocchia, Andrea Ranocchia al 35esimo e 54. Per Rajan Ingolan, imbucata ottima per Gervinho, Gervinho! Palla sul fondo dopo la deviazione di Handanovic, di nuovo vicinissimi al raddoppio. Occhio alle basse, area di rigore sul mancino! Mamma mia, che gol! Che gol di Olebas! Una mina con il sinistro! È un gol strepitoso, Gabriele, ha fatto tutto da solo, una percussione centrale in velocità, ha saltato un paio di avversari, ha visto che al centro dell'area non c'era nessuno, ha fatto partire un sinistro sul secondo palo sotto gli incrocio. Un gol pazzesco di Olebas col mancino. Siamo rimasti senza parole qui allo Stadio Olimpico. Una mina col sinistro, con la palla che si è insaccata sotto l'incrocio sinistro di Samir Handanovic al primo e 55 secondi. Roma 2, Inter 1, gol di Olebas. Una meraviglia, un capolavoro, ragazzi. Attenzione al cross al centro e poi il tiro a rete di Osvaldo. Pareggio dell'Inter all'undicesimo e 36. Gol di Osvaldo, non era proprio quotato. Si riparte la Roma con Ljajic sul versante di destra, in verticale dove c'è Gervinho. Gervinho contro Juan Jesus, Gervinho lato corto, destra, là di rigore, può andare al cross, Gervinho fino in fondo, Gervinho palla dietro, attenzione, Totti prova addirittura la conclusione, palla che passa, Pjanic! Rete! 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 Siamo di nuovo avanti! Siamo di nuovo in vantaggio! 3-2! Gol di Pjanic al 14esimo e 44, girandola di emozioni allo Stadio Olimpico! Sentilo qui Osvaldo! 3-2 per noi! Gol di Pjanic! L'azione fantastica di Gervinho che semina il panico sulla fascia sinistra dell'Inter, conquista il fondo, la mette dietro, il capitano che incespica sul pallone, cerca la conclusione, nasce un rimpallo, la palla arriva a Pjanic che con il destro a botta sicura batte Handanovic. Fischia Paolo Silvio Mazzoleni, va Pjanic a rete! 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 Corri! Corri Milan! È la tua serata! È la tua serata! Sotto la curva sud! Doppietta del numero 15 in maglia giallorossa! 4-2! Possono calare virtualmente i titoli di coda su questa partita! Pjanic! 4-2 per noi! Punizione perfetta, forte a giro sopra la barriera, impossibile per Handanovic arrivarci, la palla che del bosniaco è praticamente una delizia per il calcio. Vibra il fischietto di Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo che fischia tre volte e manda tutti sotto il tunnel. La Roma batte per 4-2 l'Inter e rimane agganciata, attaccata alla Juventus. E dove è andata?